i socialisti come si comporteranno in questa vicenda, visto che Zingaretti, faccio questa piccola premessa, si vorrebbe presentare con una coalizione fatta da due civiche sostanzialmente, una a sinistra, una a destra e il PD al centro. Guarda, non abbiamo notizia di questo, nel senso che siamo convinti che la lista socialista in qualche modo possa essere di grande utilità alla coalizione, perché ormai non si vince più, come abbiamo visto, con grossi scarti di voti, no? Si vince per pochissimi voti, e noi riteniamo che presentando la lista possiamo essere di grande aiuto alla coalizione, possiamo portare tutto il nostro elettorato all'interno del rassemblamento di centrosinistra. Quindi abbiamo già incontrato, abbiamo già sentito per alcuni versi il presidente Zingaretti, quindi lo incontreremo come partito e cercheremo di portare avanti questo nostro programma, questo nostro progetto che da anni sta andando avanti e che nella regione Lazio comunque sia consentito sempre l'elezione di un consigliere socialista. Dopodiché siamo pronti naturalmente a ragionare, come è giusto che sia, con il presidente, ma anche con la possibilità di partecipare a liste cosiddette civiche, perché di fatto non sono civiche, perché noi stiamo affrontando anche un discorso a livello nazionale con Pisapia e quindi con Sberiglio a livello regionale, per cui anche quella può essere un'opportunità, una riflessione, un ragionamento, ma io penso che sia utile che noi ci mettiamo in gioco facendo quello che è più opportuno per la coalizione, oltre che per noi naturalmente. Quale può essere una proposta vincente per questa campagna elettorale? La proposta vincente, ancora non siamo in campagna elettorale, la proposta vincente però deve essere quella che sta più vicino ai cittadini, nel senso che purtroppo Zingaretti, la giunta Zingaretti, questa consigliatura regionale e in particolare la maggioranza hanno dovuto far fronte a delle problematiche di disavanzo economico che la regione Lazio stava affrontando da sempre, a cui non era riuscita mai a dare risposta, e questa volta in questo quinquennio finalmente ha dovuto ed è riuscita a dare risposta, perché ha azzerato il debito. Ancora ci sarà da pagare lo scotto di quello che è stato realizzato in passato, però è anche vero che comunque sia finalmente nel prossimo quinquennio forse si comincerà a ricominciare da capo, e quindi significa che problemi sulla sanità finalmente devono essere affrontati, e mi riferisco alle lunghe file d'attesa. Sono stati fatti interventi importanti nella sanità regionale, però purtroppo gli interventi sono stati fatti nelle difficoltà economiche che c'erano e nel rinnovamento di macchinari ed attrezzature. Sono cominciate anche finalmente le assunzioni, ma noi la preoccupazione che abbiamo noi come socialisti, ma ce l'ha tutto il centro-sinistra e ce l'hanno i cittadini, sono quelle delle lunghe file d'attesa, dell'impossibilità di dare risposte immediate ai cittadini che hanno bisogno di cure immediate.